Questo video che stai vedendo è il penultimo dedicato ai mondiali di Qatar del 2022, visto che siamo giunti alla fase delle semifinali. A sfidarsi saranno l'Argentina di Messi contro la Croazia di Modric per quanto riguarda la prima gara che si disputerà martedì 13 dicembre, mentre nel secondo incontro sarà la Francia di Mbappé e il Marocco di Ziyech che daranno vita a una semifinale veramente molto interessante. Nei prossimi minuti di questo video andrò a fornirti il mio punto di vista su questi due incontri, analizzando appunto una serie di dati statistici e le migliori quote offerte dai bookmakers. Ciao e benvenuto, bentornato qui sul mio canale ed in questo nuovo video. Se ancora non mi conosci, mi chiamo Luigi e mi occupo di calcio ed investimenti sportivi. E detto questo, trasferiamoci all'interno del mio computer per analizzare ancora più da vicino questi due incontri. Allora, eccoci su diretta.it per fare il punto della situazione su queste due gare delle semifinali di questi mondiali. Partendo però dai quarti di finale, abbiamo avuto le ultime due gare con la Francia che ha battuto l'Inghilterra 2-1 e il Marocco che ha vinto a sorpresa contro il Portogallo per 1-0, mentre nelle altre due gare del 9 dicembre abbiamo avuto l'Argentina che vinceva 2-0 per poi pareggiare 2-2 nei tempi regolamentari per vincere i rigori con l'ultimo gol appunto di Lautaro Martinez dal dischetto, mentre la Croazia si è imposta sul Brasile anche qui ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e l'1-1 dei più dei supplementari. Partendo appunto da questa prima semifinale abbiamo Argentina-Croazia con entrambe le formazioni che per me punteranno molto, se non tutto, sulla fase difensiva. Abbiamo praticamente, vedendo in testa a testa, abbiamo l'Argentina che ha perso la prima gara contro l'Arabia Saudita per 2-1 per poi vincere tutte le altre gare con l'unico pareggio che appunto è stata la gara, quella contro l'Olanda. Abbiamo avuto comunque un'Argentina che ultimamente sta subendo più gol del previsto, mentre nella fase a gironi comunque ha fatto, a parte ecco, il primo passo falso contro l'Arabia Saudita, comunque ha incassato per 0 gol contro l'Argentina e contro Polonia. Per quanto riguarda la fase difensiva invece della Croazia, abbiamo una Croazia che ha subito solamente un gol nella fase a gironi contro il Canada, che comunque era partita in svantaggio per poi vincere la gara 4-1, ha pareggiato con il Belgio 0-0 e con il Marocco 0-0, per poi comunque avere due pareggi anche qui nei tempi regolamentari contro il Giappone e contro il Brasile per vincere appunto queste gare nei calci di rigore con Livakovic veramente protagonista assoluto. Quindi praticamente per questa gara mi aspetto anche qui un incontro molto difensivista da parte delle due squadre, con l'unico praticamente precedente per quanto riguarda i campionati mondiali che riguarda la scorsa edizione, quindi Russia 2018, dove entrambe le squadre facevano parte dello stesso girone, quindi nella fase a gironi la Croazia che vinse 3-0 contro l'Argentina, e poi la Croazia si qualificò, come tutti sappiamo, prima del girone, arrivando fino in finale contro la Francia e perdendo appunto contro la Francia per 4-2. Quindi per questo incontro mi aspetto comunque una gara veramente molto equilibrata, da pochi gol, con l'Argentina che proverà comunque a farla sua anche nei 90 minuti, anche se non sarà facile come abbiamo visto comunque nella gara contro il Brasile. È una Croazia che in difesa concede veramente molto poco e penso che anche qui comunque proverà veramente a non concedere niente. Per quanto riguarda le formazioni abbiamo un 4-3-3 per entrambe le nazionali, appunto con l'Argentina che praticamente mancherà Acuña e Montiel qualificati, tornerà comunque Di Maria con Messi e Alvarez in attacco, quindi un 4-3-3, mentre la Croazia abbiamo sempre il solito 4-3-3 con comunque la nazionale comunque croata che veramente sta facendo veramente un super mondiale. Passando alla seconda semifinale abbiamo un Francia-Marocco che sarà veramente tutto da gustare, con una Francia nettamente favorita a quota 1,53 e con l'under 2,5, quindi meno di 3 gol nell'incontro, a quota 1,60. Su questa gara ho scovato due dati che veramente molto interessanti che ti faccio vedere subito. Per quanto riguarda il testa a testa abbiamo una Francia che, come puoi vedere, in questo mondiale ha sempre subito almeno un gol. Abbiamo un 4-1 contro l'Australia, il 2-1 contro la Danimarca, la sconfitta l'unica di questa competizione contro la Tunisia per 1-0, mentre nella fase eliminazione diretta ha preso 2 gol, entrambe su rigori, quindi con il rigore di Lewandowski allo scadere della gara, mentre il rigore di Kane a inizio secondo tempo che poteva compromettere davvero la qualificazione dei francesi, con Kane che ha appunto sbagliato l'altro rigore a pochi minuti dalla fine. Per quanto riguarda la Francia, quindi mi aspetto un incontro che proverà a fare, nel quale proverà a fare molti gol e a provare a non subire neanche uno, con un Marocco che proverà a puntare molto sulla fase difensiva, come abbiamo visto contro Portogallo e Spagna, con un Marocco che, come puoi vedere, ha subito l'unico gol dal Canada. Una gara comunque, diciamo, che si era messa bene sul 2-0, poi 2-1 e comunque si è qualificato prima nel girone. Abbiamo poi la vittoria contro il Belgio per 2-0 e lo 0-0 contro la Croazia, e qui potrebbe esserci una clamorosa finale qualora passasse la Croazia contro l'Argentina e il Marocco contro la Francia. Per quanto riguarda invece la fase playoff, ha vinto 1-0 contro il Portogallo e 0-0 contro la Spagna, veramente non concedendo niente al tiki-taka spagnolo. Quindi mi aspetto anche qui un'altra gara molto incentrata sulla fase difensiva e comunque da pochi gol, con l'unico, diciamo, precedente per quanto riguarda queste due nazioni abbiamo un 2-2 e un 1-0, ma si parla di molti anni fa, quindi per me non fanno veramente testo in questo incontro, che per me sarà
anche qui un incontro da tripla con anche se la quota dell'1 è veramente molto bassa, quindi mi aspetto comunque un Marocco che proverà a non subire gol, anche perché come puoi vedere il Marocco non è mai passato in svantaggio nelle gare del mondiale, quindi è una cosa molto importante. Nessuno di noi ha visto un Marocco che subendo un gol ha provato a risalire, quindi sarà molto importante per il Marocco non subire gol. Con una Francia però comunque è un attacco veramente stellare, tre trequartisti importantissimi veramente da che giocano un calcio eccezionale, e Giroud che veramente vorrà continuare a fare grandissime cose in questo suo ultimo mondiale, quindi mi aspetto un Marocco che proverà a non subire gol. Passando adesso a vedere le quote, andiamo su Eurobet, come al solito abbiamo l'Argentina-Croazia con l'1,80, l'under 2,5-1,52 e il no goal 1,65. Per quanto riguarda la mia prima scelta, per me l'under 2,5-1,52 è il primo pronostico da prendere, 1,52, ripeto, le difese sono entrambe molto forti, proveranno a portare avanti l'incontro i croati verso il supplementare ai rigori, mentre l'Argentina, che dipenderà molto da Messi se sarà in condizione, con Di Maria che comunque rientra dopo tanto tempo, vediamo un po' come si metterà la gara, però penso che comunque vedendo Brasile-Croazia anche qui mi aspetto veramente pochi gol. Per quanto riguarda la quotona, la quota un po' più alta, mi prenderò l'1x più under 1,5 con la quota che arriva a 3,25 volte la posta, visto che comunque l'Argentina proverà comunque a vincere la gara, per me lo farà 1-0, o la Croazia proverà a fare l'ennesimo 0-0 e andare avanti appunto ai supplementari e ai rigori. Per quanto riguarda Francia-Marocco, l'1,53 per me ci può stare, mi aspetta magari una quota anche un po' più alta, però me la vado a prendere. L'under a 1,60 non mi fido, perché comunque, come detto, il Marocco proverà a non subire gol, la Francia ha un attacco stellare, quindi per me potrebbe starci anche tranquillamente un 2-1 come la gara contro l'Inghilterra. La quota un po' più alta, diciamo, dalla quota oltre raddoppio, arriva dalla combo 1 più multigol 2-4, con la quota appunto, come puoi vedere qui, che arriva a 2,35 volte la posta. Quindi abbiamo, come puoi vedere, il 3,25, 1x più under 1,5, l'under 2,5 di 1,52 di Argentina-Croazia, dove il segno 1 a 1,53 e l'1 più multiplo 2,4 a 2,35. Bene, per questo video penso proprio di aver detto tutto, ti rimando al mio gruppo Telegram con il link che trovi qui in basso in descrizione per avere altri contenuti che comunque parlano di sport, calcio e di investimenti nel mondo del betting, visto che la settimana prossima comunque ci avvicineremo al Boxing Day, alla settimana di Natale e quindi al ritorno di molti campionati importanti come quelli comunque inglesi, che comunque varranno la pena di essere seguiti. Per altre informazioni, altri video relativi appunto al calcio e scommesse sportive, ti consiglio di iscriverti al mio canale cliccando sul tasto rosso qui in basso a destra, iscriviti, attivando anche la campanella per rimanere aggiornato su tutti i prossimi contenuti video che parleranno appunto delle prossime gare di questo fine anno. Io ti saluto e noi ci vediamo al prossimo video.